Anche quest'anno la canicola estiva ha reso necessario per i keepers della Fondazione Bioparco di Roma trasformarsi in abili maestri gelatai che con i loro variopinti ghiaccioli coccolano e ristorano i loro ospiti per rendere più sopportabile anche per loro questa ondata di calore. I macachi del Giappone sono una specie che, come si può intuire dal nome, vive in Giappone in natura. È una delle 23 specie di macachi che sono presenti sul pianeta e vivono quasi tutte in Asia. Solo il macaco berbero vive in Marocco e anche in Europa perché è stato portato dall'uomo a Gibilterra. Il resto delle specie vivono esclusivamente in Africa, in Asia. E il macaco del Giappone è una specie molto particolare perché è una specie che vive in zone temperate, per cui il clima che è abbastanza simile a quello che può essere il clima italiano, perché sono caratterizzati da inverni molto rigidi e estati abbastanza calde. Vivono ad altitudini abbastanza elevate perché si possono superare i 1000-1500 metri, per cui molte notte e scuola. D'inverno sono animali che possono sopportare temperature estremamente rigide perché vivono dove c'è la neve. Infatti sono una specie che viene spesso fotografata, è stata fotografata tante volte mentre si riscalda dentro le fonti di acqua termale. Sono animali che vivono in natura in gruppi estremamente numerosi, vivono in circa 200 gruppi di circa 200 animali. In questo gruppo è abbastanza ripropone abbastanza fedelmente quello che può essere un gruppo naturale perché è un gruppo di circa 90 individui, per cui molto molto numeroso. In cui sono presentate moltissime classi di età. Di tutto il gruppo adesso è un momento non si sola perché abbiamo interrotto le nascite negli ultimi anni, ma ci sono individui molto vecchi, per esempio Russia è quella che... è la femmina vecchia che si sta avvicinando ai ghiaccioli, sta sotto la vasca, si vede dalla schiena che è estremamente anziana e supera in 4 anni quella che viene considerata l'età media. L'età media per questa specie è di 30 anni, lei ne ha 34, per cui viene considerata da noi un po' grande. Comunque sta benissimo, quasi di ottima salute. Dunque, come è strutturata la società dei macachi? È una struttura estremamente complessa perché si divide in gruppi familiari femminili. Quello che succede in natura è che i maschi si allontanano dal gruppo in cui sono nate quando raggiungono circa i 2-3 anni di età, quindi molto giovani, mentre le femmine rimangono nel gruppo di appartenenza. E cosa comporta questa cosa? Comporta il fatto che se una femmina nasce in una famiglia di femmine dominanti è rivelata dalla propria famiglia lo stato sociale, per cui se una femmina nasce tra figlia di una femmina dominante sarà dominante, se una femmina nasce figlia di una femmina sottomessa sarà sottomessa, e da questo stato sociale non si esce, per cui esiste una sorta di nonnismo implacabile e irreversibile, per cui se tu sei nato di basso rango morirai di basso rango, se tu sei di alto rango morirai di alto rango. Come vedete stiamo tirando dei ghiaccioli. I ghiaccioli sono dati agli animali per cercare di non solo di rinfrescarli come è ovvio, ma soprattutto per stimolarli. Scusate, per cercare di stimolarli nella ricerca del cibo. I ghiaccioli sono fatti principalmente a base di frutta e di acqua. Alcuni sono preparati con lo yogurt, alcuni con l'uvetta, per cui diciamo che la fantasia è uno degli ingredienti fondamentali. Cerchiamo di proporre loro sempre cose diverse con una base, la frutta che viene data abitualmente. Scusate. Ritornando alla questione della struttura sociale, un'altra cosa molto molto importante è che questa specie è una specie a bassa tolleranza sociale, cioè una specie che utilizza lo stress e l'aggressività come un sistema di soluzione dei problemi. Come vedete adesso ci sta una femmina che pure di alto rango che sta minacciando un altro individuo, questo lo sta facendo per arrivare
al cibo. Ovviamente si è avvicinato prima di lei il maschio dominante, che è questo grosso maschio molto ciccione che sta mezzo nell'acqua e mezzo fuori, e lui ha la possibilità di mangiare per prima, di accedere per prima al cibo. Il cibo è una fonte di stress, ovviamente, perché l'arrivo di cibo aumenta tutte le competizioni tra gli individui. Però le competizioni difficilmente arrivano a un'aggressione vera e propria. Può succedere, però di solito dopo una minaccia segue sempre una sessione di grooming, cioè una sessione di sfruttamento che serve ad addensare le tensioni tra i due individui. Dicevo, ci sono alcuni individui che, come vedete, hanno poco pelo. Quali sono le ragioni? Le ragioni sono abbastanza varie, perché ci si va dalla femmina fucsia, che è completamente sferata perché è molto anziana, a alcuni maschi che invece sono molto sferati perché sono sempre stati così, e quindi diciamo che siano questioni di caldizie, problemi genetici, problemi che se fossero avvenuti in natura probabilmente non avrebbero consentito all'individuo di crescere, sarebbe morto in giovane età, perché come vi dicevo vivono in ambienti estremamente rigidi in inverno, e quindi sono animali che difficilmente sopporterebbero di stare senza il pelo, ovviamente. Altri individui invece sono pelati perché il pelo viene strappato durante queste aggressioni, che sono abbastanza la consuetudine.